Signore, allora, prima di iniziare facciamo le dovute premesse del caso. Prima di tutto, mi scuso per l'audio, ma come al solito sono in vacanza e ovviamente quando devono uscire le notizie importanti, se non appunto quando non sono a casa. Secondo disclaimer, questo video potrebbe essere pieno zeppo di spoiler legati a Dragon Ball Super o comunque potrebbe contenerne, quindi se non ne volete minimamente, bene, chiudete immediatamente questo video poiché l'immagine che state vedendo adesso sfocata a schermo a brevissimo si vedrà tranquillamente, quindi forte del fatto che abbiate lasciato ormai il video, scopriamo l'immagine. Partiamo dalla notizia più importante. Inizio già a dirvi che questo video sarà riepilogativo di tutte le news che sono uscite praticamente nel giro degli ultimi due giorni, però noi partiamo da quella lì più importante in assoluto e quella lì che vi interessa davvero più di tutte, e cioè la nuova forma di Goku che vedremo all'interno dell'arco narrativo del torneo del potere di Dragon Ball Super. Infatti sì, quella che state vedendo proprio adesso a schermo dovrebbe essere la nuova trasformazione di Goku, però c'è da mettere comunque i puntini sulle i, poiché questa qui non è altro che la parte frontale dell'immagine che mostrava il retro di Goku che vi mostrai tra l'altro già molto tempo fa, e lì parlammo ok di nuova trasformazione, ma allo stesso tempo poco dopo ci venne detto comunque che si trattava di una fase pre-trasformazione di Goku, e questa qui non è altro che la sua parte frontale, perciò non è detto che questa qui possa essere la vera e propria nuova forma di Goku, però noi assumiamo, ecco, per il momento che questa sia la fase di pre-trasformazione. Tra l'altro si sta creando un bel po' di clamore dietro questa foto, anche se alla fin fine c'è davvero pochissimo da evidenziare, poiché immaginavamo già più o meno l'aspetto della parte frontale di Goku, vedendo l'immagine che ritraeva ovviamente la sua schiena, e effettivamente ci sono pochissimissime differenze da quelle che ci aspettavamo, anche se l'unica differenza forse sostanziale sta negli occhi, nel colore degli occhi e soprattutto nelle pupille. Infatti ritroviamo un Goku con un colorito di occhi abbastanza strano, un colorito che sembra quasi essere una sorta di azzurrino o grigio e con una pupilla addirittura animalesca. Per il resto vediamo un Goku davvero agguerritissimo, tutt'altro da quello che stiamo vedendo adesso negli episodi comunque del torneo. Vediamo un'aura azzurrina che potrebbe sì ricordare in un certo senso quella lì del Super Saiyan Blue, ma secondo me siamo ben lontani da quella che stiamo vedendo ora come ora. Infatti questa qui potrebbe essere, secondo me, la sua aura vera e propria. Mi spiego meglio. Se ricordate, in un dialogo proprio fra Goku e Gohan all'interno di Dragon Ball Super, Gohan dice esplicitamente al padre di voler raggiungere la sua potenza, o meglio la sua forma perfetta, però in un modo completamente diverso da quello affrontato da Goku, e cioè senza dover ricorrere a nessuna trasformazione e men che meno al ki divino. Se poi vogliamo provare anche a ricordare il momento in cui il sommo Kaioshin parla a Goku del rituale su di lui, bene, io credo che qualche indizio loro ce l'abbiano provato a dare, anche se effettivamente il rituale non è mai avvenuto su Goku. Però quando Dragon Ball Super dice qualcosa che sembra non avere alcun significato, in realtà potrebbe avere sempre un significato nascosto. Tra l'altro, ora, questa cosa non volevo dirvelo, ok? Però se ci soffermiamo soltanto sull'aura, io quest'aura l'ho già vista. E questa qui è un'aura, ok, azzurrina, ma che rasenta quasi il colore blu. E mi sembra tanto essere l'aura che utilizzava Goku bambino nell'OAV Dragon Ball Il Cammino dell'Eroe, dove lì, ve lo assicuro, non c'era di mezzo alcun ki divino e Goku con la sua sola aura di colore blu riusciva addirittura a squarciare il cielo e ad aprire le nuvole, un pochino come è successo con la trasformazione in Super Saiyan God. Ora, non voglio dire minimamente niente con tutto ciò, però allo stesso tempo voglio cercare di dirvi che questa possibile nuova trasformazione potrebbe anche essere un qualcosa di completamente differente dalla forma del Super Saiyan God e quindi dal potere divino, e quindi potremo di conseguenza trovarci davvero di fronte alla vera essenza del potere di un Saiyan, anche se comunque, oddio, riflettendoci, questa nuova trasformazione dovrebbe sempre comunque essere legata al ki divino, poiché altrimenti non avrebbe senso tutta la direzione che ci ha dato fino a questo momento Dragon Ball Super. Tra l'altro queste colorazioni vanno ancora capite, poiché inizialmente nella opening ci hanno mostrato un'aura di colore rosso
rosso, mentre qui ci mostrano un'aura di colore blu, e mentre nell'immagine precedente, quella lì dove veniva ritratto il carissimo Goku, dalla parte diciamo di dietro invece si vedeva un'aura dai mille colori, oserei dire, quindi con la colorazione di colore bianco, azzurrino, a tratti giallo, a tratti rosso, quindi insomma è un pochino un casino per il momento. Comunque chi vivrà vedrà, non complichiamoci più di tanto la vita. Fatto sta che in tutto il clamore che sta scatenando praticamente questa immagine, a me l'unica cosa che interessa, e vi dico l'unica per il momento, è che Goku affronterà una battaglia incredibile e che Goku è agguerrito, quindi oltre il torneo del potere probabilmente ci potrebbe essere dell'altro, ci potrebbe essere una vera e propria battaglia fra gli dei, un qualcosa di davvero incredibile, ed è questa secondo me la cosa più importante. Quindi traiamo le conclusioni: possibile fase di pre-trasformazione o possibile nuova trasformazione, lo scopriremo soltanto guardando gli episodi, e quindi per il momento fatemi sapere magari la vostra, fatemi sapere cosa ne pensate riguardo questa immagine, quindi anche questa possibile nuova trasformazione del nostro carissimo amico. Quindi direi che abbiamo già parlato anche abbastanza di questa immagine, e da questo punto direi di spostarci invece sulle novità che ci ha regalato Dragon Ball Fighters in questa settimana. Infatti abbiamo niente poco di meno che due nuovi personaggi, o meglio sarebbero quattro, in realtà comunque diciamo due nuovi personaggi direttamente da Dragon Ball Super che si vanno ad inserire all'interno del roster, e stiamo parlando di Goku Super Saiyan Blue, Kaioken, o meglio Goku Super Saiyan Blue, e di Vegeta Super Saiyan Blue. E perché mi sono corretto su Goku Super Saiyan Blue Kaioken? Poiché con tutta probabilità credo che il Super Saiyan Blue Kaioken possa far parte della special, quindi della mossa finale di Goku Super Saiyan Blue, un pochino come succede per esempio con Goku Super Saiyan che raggiunge il terzo livello soltanto durante la sua mossa finish, quindi la sua mossa finale. E anche qui credo che ci possa essere la stessa situazione con, quindi, Goku Super Saiyan Blue, personaggio stand alone tra virgolette, quindi personaggio da solo all'interno del roster, che poi è capace di raggiungere il Super Saiyan Blue Kaioken effettuando la sua mossa finale, oppure chissà, potrebbe anche essere una trasformazione però sempre legata al personaggio del Super Saiyan Blue standalone. Ovviamente abbiamo anche poi il carissimo Vegeta Super Saiyan Blue, però la cosa più importante secondo me è che forse c'è stata rivelata la nuova modalità storia di Dragon Ball Fighters, che con tutta probabilità potrebbe essere legata a dei What If, e potrebbe essere legata in particolar modo ad un What If legato a C16, dove avremo praticamente C16 riattivato addirittura. E non so minimamente tutto ciò a cosa potrebbe portare, a quali risvolti nella storia potrebbe portare. Tutto ciò rimane ancora nel mistero, però ovviamente vi terrò aggiornati io tranquillamente. Poi abbiamo tra l'altro anche delle sorta di valutazioni riguardo i personaggi del roster, dove ad esempio abbiamo, per dirvi, Goku Super Saiyan che ci viene classificato come un personaggio dal facile utilizzo e che ci viene classificato con una valutazione di SS. Ci vengono date anche valutazioni specifiche, come ad esempio Goku sembra essere un personaggio molto forte, con una velocità media, medio-bassa diciamo, con un raggio diciamo abbastanza ampio, con una tecnica ampia e con un'energia abbastanza elevata, nulla che comunque rasenti il top. Quindi ci vengono mostrate praticamente tutte queste nuove informazioni legate ai personaggi del roster. Credo di riuscire anche a farvi scorrere magari a schermo le immagini dove vengono mostrate tutte le caratteristiche di tutti i personaggi, e quindi potete farvi un'idea anche voi stessi tranquillamente. Inoltre, prima di concludere, passiamo un attimino soltanto sul fronte Dokkan, poiché di solito non vi aggiorno mai per quanto riguarda il Jap, però signori, hanno annunciato una nuova carta di Ultimate Gohan che non potevo non farvi vedere. Infatti abbiamo con tutta probabilità un nuovo class leader, quindi sulla scia di Gogeta ed Omega, class leader della saga di Majin Buu si pensa, quindi Ultimate Gohan di tipo STR. Un qualcosa di spettacolare, non vedo assolutamente l'ora di mettere le mani sul personaggio. Tra l'altro sembra che verranno utilizzate per il suo Dokkan Awaken, quindi a tour, 77 medaglie di quelle lì che si possono già ottenere nel suo 40 stamina, quindi se siete tanto folli da volervi anticipare
di 6 mesi tipo, potete già iniziare a farmare le medaglie. Quindi signori, io a questo punto direi che possiamo anche concludere qui questo video riepilogativo. Ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate di tutto ciò che abbiamo parlato e soprattutto della nuova forma o della pre-trasformazione di Goku, soffermandovi assolutamente sugli occhi di colore argento. Quella è la cosa che voglio sapere assolutamente di più da parte vostra e voglio sapere quindi cosa ne pensate. Quindi signori, vi invito a lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto, lasciate un commento, fatemi sapere le vostre opinioni, condividete questo video, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti e quindi vi do appuntamento come al solito ad un prossimo video.